Alfa chiama Vega. Alfa chiama Vega. Dateci ragguagli sul servizio. Rispondete, passo. Qui Vega. Ripeto, qui Vega. Strada statale numero 1, 68esimo chilometro. Niente da segnalare. Passo. Alfa a Vega. D'Italia cominciano dall'arco alpino. Passo del San Bernardo, ma potrebbe essere uno qualsiasi dei nostri valichi montani, dove ancora nei mesi estivi grandi distese di neve coprono la montagna. Le strade degradano con ampie volute a valle per congiungersi alle arterie che in ogni direzione intersecano la penisola. Imbocchiamo una delle prime autostrade costruite nel nostro paese, la Torino-Brescia, ormai in via di trasformazione per essere raddoppiata e destinata a collegare Torino a Trieste. Sarà la trasversale padana che si svolgerà per circa 520 km, toccando Novara, Milano, Bergamo, Brescia, Padova, Venezia. Chi attraversa la frontiera a Ponte San Luigi ripercorre la via su cui transitarono le legioni di Cesare per raggiungere la Provence, la provincia per eccellenza, come la chiamarono i romani. La strada conserva l'antico nome, Aurelia, e corre lungo il tracciato della via consolare costeggiando il mare della riviera Ligure. Ma la vita moderna ha bisogno di nuove arterie per far fluire regolarmente il traffico sempre più intenso e veloce. La nostra terra è però così estremamente accidentata che ogni chilometro di un'autostrada è un miracolo di tecnica e un impegno grandioso di spesa. Serie continue di ponti e viadotti, lunghe gallerie. Con tali presupposti è stata costruita la Savona-Genova, che smaltisce il traffico del porto più importante d'Italia e di quello di Savona. Ogni giorno si incrementano, sviluppando la giovane categoria di lavoratori, i camionisti, che alla guida dei loro enormi autotreni divorano chilometri e chilometri da un punto all'altro della penisola. Le ultime disposizioni da parte della ditta, poi si ingrana la marcia e via. Ancora una sosta prima di lasciare la città. E il piatto preferito. Fa piacere in viaggio assaggiare un boccone fatto in casa. Sembrerà di essere meno lontani. Un bacio e via. Ah no, c'è ancora da salutare qualcuno. Un ciao in cui è l'espressione di un sentimento segreto che però è ormai noto a tutti. Poi la strada. È proprio costruita per i grossi mezzi la camionabile Genova-Serravalle, già prolungata fino a Tortona e che raggiungerà Milano. Non ci si distrae, anche se il pensiero vola alle immagini familiari. Ritornano i due camionisti con la fantasia alle persone care. Una particolarmente, la cui voce è nelle orecchie, nonostante il rombare monotono del motore. Pensano entrambi, anche se in maniera diversa, a un programma come questo. La vecchia auto va senza molta fretta. Attenzione! C'è tempo, ragazzi. E c'è un articolo del codice della strada anche per voi. Siamo sulla Flaminia, una delle arterie più importanti e frequentate. Ora la via si è trasformata. Il rapido passo della Somma è scomparso. Al suo posto, una comoda e ampia strada tagliata sul costone delle alture e penetrante nel monte ha annullato quasi le pendenze.
Le cifre indicano la complessità del lavoro per questa variante. Circa 1,5 miliardi di spesa, pari a 183 milioni per chilometro. Dal monte al mare, una strada del sud. È uno dei capolavori della viabilità moderna. Quasi non si ha il tempo di accorgersi della perfezione tecnica di questa meravigliosa strada che unisce Gaeta a Terracina. Tale è l'incanto della zona attraversata e del mare, riecheggiante i miti della classicità. Una traccia di antica strada romana, la Flacca, è lì a testimoniare le vestigia dei grandi costruttori. Ritmo sempre più intenso di vita. Il nostro tempo ci obbliga a correre. Se poi entriamo nel mondo degli affari, assistiamo a una corsa continua. Tutto si svolge a gran velocità. Disposizioni, telefonate, ordini sono un torrente impetuoso. Fretta, fretta è il motto che regola la vita. Ma la fretta non è amica della precisione. La borsa, commendatore, la borsa! Ancora un'occasione per dettare l'ultima disposizione e poi l'ordine secco, a tutta velocità. Ma correre come? Ci vuole ben altro che le consuete strade, anche se queste sono state costruite seguendo i più moderni concetti della tecnica. Il nostro commendatore ha il cuore che pulsa in sincronia col tachimetro e il ritmo non deve essere inferiore ai 150 orari. Più in fretta. Ecco quanto fa il caso suo. La strada del sole, l'autostrada per eccellenza, che permette alle grosse cilindrate la velocità di chi ha fretta. Ormai non è più il sogno degli automobilisti italiani. In gran parte è una realtà. Le tappe della grandiosa impresa sono nelle date e nelle cifre. Maggio 1956 si pone il cippo iniziale dell'autostrada. Dicembre 1958, il primo tronco del nord Milano-Piacenza di chilometri 50 è aperto al traffico. Febbraio 1959 si inaugura il primo tronco del sud, Capua-Napoli, di 40 chilometri. Marzo 1959 il ponte sul Po di 1176 metri è collaudato e funzionante, un'ardita opera fra le più importanti d'Europa. Luglio 1959, l'autostrada arriva a Bologna. Il tratto ormai finito a nord si svolge per 157 chilometri. Nel 60 gli Appennini saranno attraversati dal grande nastro d'asfalto largo 24 metri da Bologna a Firenze. Le opere sono imponenti. Doppi ponti dalle enormi arcate per valicare le valli. Doppie gallerie per attraversare le serie di monti che separano le due città. La strada avrà in questo tratto 80 ponti per più di 16 chilometri e 25 gallerie per circa 7 chilometri. A vecchie strade, vecchie esperienze. Ma il nostro camionista sa che presto guidare un autotreno da Milano a Napoli sarà facile anche per il suo giovane collega. Ecco l'ultimo tratto della nostra autostrada principale, la Capua-Napoli. Sfruttando le esperienze di altre famose autostrade e di mezzi tecnici progreditissimi, l'autostrada del sole appare già come una tra le realizzazioni più perfette in questo campo. Altre autostrade sono state già approvate dal governo e si aggiungeranno a questa fornendo la penisola di una viabilità efficiente che, eliminando pericoli, darà sicurezza e snellirà il traffico. Anche i nostri camionisti avranno una vita meno dura e, pur intensificando la loro attività, disporranno loro, uomini della strada, di molto più tempo da dedicare alle gioie della casa.